Continua lo scontro armato fra il segretario del PD Giuseppe Lupo e il presidente Rosario Crocetta, un botta risposta serrato sull'ipotesi di rimpasto. Per il governatore polemiche legate solo agli interessi personali di alcuni deputati. Il PD, dopo una riunione durata 5 ore, risponde con un lungo elenco di priorità che il governo dovrà impegnarsi ad affrontare entro dicembre. Il capogruppo all'Ars Gucciardi smentisce ogni ipotesi di sfiducia, non se ne parla nemmeno. Non accenna a placarsi la bufera sulla formazione professionale. Il 20 settembre sarà pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della seconda tranche dell'avviso 20. Giovedì intanto nuova protesta e la CISL chiede l'intervento del governo nazionale per fermare il piano Crocetta-Scilabra. Assalto all'assessorato alla famiglia nel giorno della scadenza del Bando Giovani, progetto APQ per favorire l'inserimento professionale dei disoccupati di età compresa fra i 18 e i 36 anni. E il deputato regionale del Megafono, Nello Di Pasquale, attacca l'assessore Esther Bonafede. Il caos si è verificato perché non era possibile inviare la documentazione tramite la posta elettronica certificata. Rifiuta le cure per non prendere le pillole e aggredisce la propria famiglia con un coltello da cucina. Giovanni Buttino, 26 anni, ha mandato in ospedale con gravi ferite il padre di 52 anni, la madre di 42, il fratello di 25 e la sorella di 16. Il più grave è il fratello Pietro, mentre medicata e dimessa la sorella. Incidente aereo al campo volo di Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo. Un ultraleggero con due persone a bordo è precipitato subito dopo il decollo. Un morto e un ferito grave, nonostante i soccorsi immediati da parte di vigili del fuoco e personale sanitario. Aggressione a tre agenti di polizia penitenziaria all'interno del carcere del Lucciardone di Palermo. Trasportato in ospedale un sovrintendente, ma non è grave. Ecchimosi ed escoriazioni per gli altri due. Il sindacato torna a denunciare le condizioni incivili delle carceri italiane e soprattutto siciliane. Incontri, spettacoli, momenti di preghiera e borse di studio. Così la comunità del quartiere palermitano di Brancaccio ricorderà Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia il 15 settembre di 20 anni fa. Proprio nell'istituto comprensivo, fortemente voluto dal sacerdote, beatificato nel maggio scorso, che porta il suo nome, sono state presentate le iniziative di commemorazione. La manifestazione coinvolgerà istituzioni scolastiche, apolitiche, religiose, la Fondazione Don Puglisi e il Centro Padre Nostro. La crisi morde e i palermitani si attrezzano. In 50 denunciati per aver tentato di truffare lo Stato incassando biglietti vincenti della lotteria istantanea falsificati. I gratta e vinci falsi valevano da 5.000 fino a 500.000 di euro. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e i video, continua a seguirci su www.blogsicilia.it.